Nativi digitali 2.0, sono definiti così i ragazzi nati dopo il 2000, che sono cresciuti immersi in una società che va digitalizzandosi, in cui internet è dato per scontato e gli smartphone consentono di essere sempre connessi in rete. Anche in Italia il numero di ragazzi che ha una dimestichezza con tutti i social network, con la rete è la norma, la facilità con cui i bambini apprendono il funzionamento di strumenti complessi non finisce mai di sorprendere. Ma questo brodo digitale nasconde tante insidie che occorre conoscere per evitare trappole o di finire nei guai. Occorre essere consapevoli dei pericoli della rete e capirne i rischi. Il compito di dare una mano ai ragazzi e ai loro genitori per affrontare con cognizione di causa i rischi del mondo digitale da 2 anni lo ha assunto la Polizia di Stato, che ha implementato il progetto Una vita da social, una campagna educativa itinerante sui temi dei social network, del cyberbullismo, dell'adescamento online e dell'importanza della sicurezza e della privacy. Un tir della polizia attrezzato da aula multimediale sta girando l'Italia per incontrare gli studenti, i loro insegnanti e i genitori. Stamattina il track della polizia ha fatto tappa a Nuoro in Piazza Italia, un'iniziativa voluta dalla Questura che in questi anni si è distinta a livello nazionale per i suoi progetti sul bullismo, con l'istituzione dell'Osservatorio Provinciale sul fenomeno, la pubblicazione di Aiora, diventato il diario della polizia, ma anche estendendo le proprie attenzioni al fenomeno preoccupante del cyberbullismo. Sul track, gli specialisti della Polizia delle Comunicazioni hanno incontrato le scolaresche affrontando tutti i temi al centro del progetto, rispondendo a quesiti, dando delucidazioni e consigli. Ormai i social network e internet sono entrati nella quotidianità dei ragazzi. Quasi l'85% degli studenti, si apprende da un sondaggio di scuola.net, appartiene ad un gruppo WhatsApp di classe che costituisce uno strumento equivalente al tradizionale gruppo di studio. Dati questi che rendono necessaria una consapevolezza delle grandi potenzialità comunicative della rete, ma anche dei gravi rischi che si possono correre. Ed è questo il compito che meritoriamente si è assunta la Polizia di Stato col progetto Una vita da social.